5 meno un quarto? Sì. 5 meno 20. Chiamata di Pasteur. Siamo qui con Jessica Tercelli. Si soffia il naso. Dai. Dobbiamo raggiungere Dani per comprare questo doppio pedale. Vedrete che arrivo a fare un underground. Arrivo in porto a Venezia. Da Dani. Doors open on the right. Fermata, porta Venezia. Yeah. Tanta gente. Eccolo, la figura scura. Ma non c'ha freddo sotto la testa? Ma no. Non si è ancora accorto della nostra presenza. Ora sì. Ciao Dani. Slappala al pubblico. Perché? Sono il video. Yeah. Ok, andiamo. Missione doppio pedale. Bene ragazzi, notizione. Ci siamo iscritti al Band of the Year di Stage Alive. Che cos'è il Band of the Year? Tra 200 band selezionate. Tra 200 band selezionate dovremmo riuscire a arrivare in semifinale. Se arriviamo in semifinale, cosa succede? Andiamo a suonare all'Alcatraz, cazzo! Per la semifinale e la finale del Band of the Year. E se vinciamo il Band of the Year? E se vinciamo il Band of the Year sono dei fantastici premi, tra cui la registrazione di non un EP, ma due brani gratuiti. È un EP? Due brani, basta. Ok, stiamo andando a prendere il doppio pedale, ragazzi. Minchia, già così scuro, cioè. Brutto. Si tramite la sala notte. Perfetto. Quindi, benvenuti in Buenos Aires. Bella. Siamo al prossimo locale in questo numero. Erotica Mega Sexy Shop. Dani, sei interessato? Sì. Dai, di la verità. Se ci pagano, va bene. Se ci pagano. Ma ci pagano per che cosa? Per suonare o per prestazioni? Continuiamo il nostro cammino verso il doppio pedale. È da capire qual è la fermata. Il 9, qua passa il 9 tra 3 minuti. Non in questa direzione. 9, 3 minuti. 3 minuti. 3 alla seconda. 3 alla seconda fa 9. Quindi... Non è questa la direzione. Non è questa la direzione. Cioè, dovrei andare di là. E allora non è questa la fermata. Ci sono una rotaia. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bellissimo cappotto di questa signora che ha ucciso 12 armellini. È tutto unico insieme al cappello. Fantastico. Bellissimo. Che stile c'hanno i Neven quando se la viaggiano per la strada? Stilissimo, però. Siamo normalissimi, no? Insomma. Dovevo pure il tappeto ci ha messo che passiamo noi, guarda. No, ti bello. Sembra un pellegrinaggio verso la Mecca. The Mentalist, sì, di brutto. Ok, abbiamo trovato la fermata. In arrivo. Bene, dobbiamo. In arrivo, ragazzi. Eccolo là, guardate il tram come si padroneggia tra le strade di Milano. Fantastico. Dani che oscura tutto. Vediamo il tram che arriva. Anzi, lo squadra. Yeah, this is our fucking tram. Salve. Che bello, non ce l'ho mai sentito su un tram così. La porta si aprirà esattamente davanti a noi. Mamma mia, quanto siamo boss. Ok, bene. Ricordiamo il 17 di novembre, siamo a Lollapalooza. Quanto suoniamo? 40 minuti più o meno. 40 minuti. Esattamente. Facciamo sempre un'ora, suoneremo un'ora lo stesso. Facciamo un'ora perché spacchiamo i culi comunque, esatto. E The Band of the Year, quindi venite numerosi perché vorremmo vincere questo premio che poi ovviamente condivideremo con voi. Esatto. Esatto. Saluto Dani. Ciao. Oggi non hai la lente bianca Dani, perché? No, perché no. Cioè per una firma. Tram non funziona più? Fantastico. C'è un applauso alla TM e a Pisapia. A Pisapia che il signor sta. A Pisapia che il signor sono forti.
Dov'è l'autobus? L'autobus. Quello lì, no, guarda, no. È qua vicino? No, vabbè, è una fermata. Vediamo l'autobus allora. Più avanti, quando arriveranno altri soldi, dovrò comprare... Cos'è che stai filmando? Il tuo teschio. Il mio teschio? Questo teschio? No, quello so. Questa è la cosa, tra circa un annetto ci sarà la pubblicità dei Neven. Neven, live in San Siro. Sold out. Corri, Forrest! È caduto. Che ti immagini? Magari siamo giunti al lazzaretto. Basta, scendiamo. Scendiamo a questa, via. Tacchiamo i vetri e scendiamo. Sì, mi sento un vero giapponese adesso. No, allora è sbagliato. Ma direi che ci siamo ufficialmente persi. Via Vicenza. Vediamo le vostre facce scosse. No, che palle! Siete scossissimi. Io pure. Io pure. È più avanti, eh? Allora è più avanti. Ci siamo persi. Scusi, Jan Fossi. Questa è una virusa piccola e la prosecuzione è un po' sia via un po'. Grazie. Allora non andavamo così persi come sembrava. Quindi ora faccia felice. Faccia felice. Via un po'. Faccia felice, non ti si vede. Quando ma la via, lo zoom non ci arriva? Sì, arriva. Leggete, siamo arrivati. Questo è un po', era un? Boh. Pifferaio. Era un pifferaio, va bene, un pifferaio. Pifferaio, c'è il piacere di pifferaio. Quell'insegna la conosco. Quale? Direi che è per questo video. Centro acustico. No, PV. Ah, eccolo. Che vuol dire anche promotional video? Dire anche Power Avenger, per quelli che l'R moscia. Citofono. Questo qua. Occhio da capra. Chiudiamo? Va bene, chiudiamo. Here we are. Io non tocco un doppio pedale da non so quanto tempo, eh. I banchi alzarli di sicuro a scuola. I banchi? Ci credo, cazzo. Sei alto come un antilope del deserto. No, sugli altri che sono bassi. Come sugli altri che sono bassi? PV. Io in metro quando mi siedo tra un po' mi penso una lupiera. Prego. Entri alzi. Di solito entro di là. Cambiamo. Vieni. Non posso. Che profumo di saggezza. Se farne una. Simboli di andiamo a vedere il China. Eccellente. Si sente a casa. Cosa devo far vedere? Il suo habitat naturale. No, la pelle quella che sta davanti. Con aerografato qualcosa. Sì. Neven. Ci sarà. Beh, oddio. Hanno giocato da arredamento. Che zaino. No, in vendita questo, eh. Appunto, 189. Onesto. Io lo comprerei subito però. Ma tu hai anche questo. Lampadario. Più alto di me. Per pulire i cimbals. Guarda lo specchio quanto sembra. Sto morendo di caldo io. Ciao. Ciao. Posso aiutare? Sì. Dimmi. Avevo parlato l'altro sabato con un altro ragazzo che mi ha detto che avete un doppio pedale usato della Pearl Eliminator a 200 allora. Euro. Faccio parlare con Massimiliano, che è un po'... No, quello magro. Quello magro, Simone. Che bel nome. Era lì 2 secondi fa. Il belloccio? Boh, non so, era un ragazzo. Beh, non lo so, dai, ammettilo. Si sta riprendendo. Vabbè, ci facciamo un giro, poi gli chiedo. Sì, adesso glielo chiedo io a Simone, qual è la vita, lo faccio provare. Grazie. Okay, grazie mille. Questa è la batteria per la Jessica. Scala 1 a 1. Guarda, ora sì che è proporzionato. Oh, fly. Modificata? Non era bella. Puoi cambiare perché ho preso... Che borsa tamarra che c'aveva Jessica. Però lì c'è tipo scritto Iron Cobra, offerta 214 euro, però catena singola. Catena singola? Non va bene? Di questo non mi manca più. E là, vieni. Siamo pronti. Il momento si avvicina. Questo.
monto? Sì, grazie. Vuoi una mano? No. Non sono fashion. Per le nostre gruppi. E i gruppi maschi. E i gruppi. Ok, stiamo provando il doppio pedale che probabilmente Jessica comprerà. Minchia. Devasto. Sì, per sentirsi si sente il doppio pedale. Prova a fare solo il doppio pedale. Facciamo come le scarpe. Dai, ok. È leggero. È leggero? Sì. Perché non sento bene. Ma io volete potrei sapere come fare quello. Dai, poi lo provi. Sì. Non è. Mitraglietta. Secondo voi? Ok, via. No. Sì. Messo il serio, ok, messo in pausa. No. Sì, davvero. No, non l'hai messo in pausa. Guarda, c'è la lucina verde. Non so ste cose, io non so farmi un'opinione di ste cose. Cioè, non so come dirlo. Dai, non ti incazzo. No, succede una volta mi è successo. Ti disincazzo. Ti disincazzo. Ma che cazzo? Ma è piccia, è strano. Sì, non so perché, ma picchia di va. Tre volte più forte per... Qua c'è il mio anello, devo ricordarlo. Secondo me non è dei migliori. Hai roba, bro. Già il nome è figo. Se boh, dovrei trovare un Iron Cobra usato. eBay. Però te non hai. Ti mandano un cobra a casa su eBay. No, devo provarlo. Sì, ok, mi si vede. Un saluto Ale con il viva voce che ci sta chiamando. Da dove ci chiami? Da Santa Margherita. Ah, bene. Saluto a tutti i fan che questo video andrà su Facebook. Ciao ragazzi, siete stati grandissimi, grazie di averci sentito e di essere venuti al nostro ultimo concerto, vi aspettiamo numerosi anche al prossimo perché saremo carichissimi. Onesto, quindi il 17 novembre a Lollapalooza. Oh yeah. Esatto. Concludi con un bel saluto al pubblico e un bacio. Un bacione, un saluto a tutti. Rock. Bella. Bella. Boh, secondo me l'Iron Cobra è tanta roba. Sei Bordeaux? Bordeaux. Boh, le decisioni sono un per Eliminator, un sì, Iron Cobra. Sì, cos'è che hai detto? Sì, me ne spam una communication. Sì, me ne spam una Valeri capirà. Se no facciamo così. Esatto, esattamente. Non è male. Ritmo, la pensatura. Allora, o lo compro adesso nuovo Iron Cobra, io però, cioè, devo ancora... Cioè, come primo pedale forse è anche troppo. O compro le cose decenti per non spendere i soldi e comprarlo due volte. Cioè, io sono per spendo un po' di più, però la cosa decente, certo. Però me la tengo per 20 anni. Sono
D'accordo. Io. E di nuovo. Se no, le opzioni sono tre. O ce ne andiamo a casa e riflettiamo. No, questo qua non è una possibilità perché riflettiamo adesso. Esatto. Stiamo riflettendo online. Senza andare a casa. Anche perché io non c'ho voglia di aspettare. Oppure, allora, esclusa questa possibilità, riflettiamo adesso. Allora, o lo compro nuovo adesso, perché siamo già qua. Adesso, no, adesso. Aspetta, cioè, adesso. Parlane, non so, con i tuoi. Ma non devo, cosa gli devo dire ai miei? Cioè, sono soldi miei. Che stai per arrivare a zero. Fammi niente, non c'è un mio conto. Allora, o questo lo compro adesso perché non ho voglia di riuscire. Oppure devo trovare uno usato da Iron Cobra, però è sempre usato. Cioè il mio maestro ce l'ha, ma ieri l'ho salutato, l'ho visto, ma non è che mi ha detto mai trovendo. Ha detto è un po' vecchio, Dai, io cosa faccio? Secondo te è esagerato comprare. No, non è esagerato. Comprarlo nuovo. No, comprarlo nuovo non è una cosa esagerata perché. Perché no, non è una cosa esagerata. Però secondo me, cioè, se lo compri adesso è un po' una decisione affrettata. Questo è l'Artbeat. Cioè, secondo me sì, anche secondo me l'Iron è superiore, però comprarlo adesso, cioè uscire... Prima o poi lo devo comprare. Non lo so, ma perché secondo me è una cosa... vabbè, ma prima o poi lo devo comprare. Io sto ancora registrando. Scusa, tu ieri non hai preso l'Ampli? Sì, ma è una decisione di mio padre. Cioè, non so da dove gli è venuta in mente questa cosa. Io non posso sarei. Vabbè, ma sei contento? Contento. Allora. Cioè, nel senso, sei contento, no? Cioè. Simo, stai rompendo l'acqua. Infatti, non riesco a parlare. Stai zitto. Cioè, nel senso, tu sei contento che l'hai comprato. Anche se l'hai comprato, diciamo, velocemente e non te l'aspettavi. Sono contento. Allora anche io sarei contenta se me lo compro adesso. Dipende dalla decisione, è scaduto il tempo. Lo uso perché comunque studio, lo studio, quindi adesso vado a lezione dall'altro mio maestro. Quindi, provo i tamburi. Lo userò con i Nevin e... Uccide per? Dai, oh, ditemelo, cosa tu Simon cosa faresti? Io prenderei questo. Questo della Pearl, come si dice? Pearl. Io prenderei questo. Alla fine risparmio, ma alla fine risparmio 130 euro, cioè 130 euro alla fine non è che sono tantissimi. Beh, però con 130 euro quanto guadagni? Guadagno a... No, aspetta. Questa è una domanda infame, perché stai pure riprendendo. E infatti perché io... Tanto non guadagni. Fianza, e quindi, scherzo. Tanto non guadagni. Non guadagni? 25 euro. Non devi personare, eh. Secondo me, Jay, tutte le volte che andiamo a suonare, te lo ricordi, lo rovini e alla fine... Lo rovino un cazzo, 200 euro. Ma cazzo, guarda che tipo, se facciamo tipo stage live, il cambio palco deve essere di 40 minuti, cioè, deve suonare 40 minuti compreso cambio palco. Cambio palco, cioè, devi farlo proprio così, Speedy Gonzales. No, adesso sono mille motivazioni perché magari si spacca, si rovina, magari altri gruppi hanno detto no, c'è ben bisogno. No, veramente, io su internet ho letto che l'Iron Cobra è molto più resistente di questo. Ma sì. E poi comunque sì, se Strici si rompe, in teoria sul questo ragionamento dovremmo comprarne uno nuovo, che dura di più. Non uno usato che è già stato usato. Infatti. Questa è la decisione. E se poi non lo usi? E se poi ti repenti? Perché non devi usare? Una decisione cruciale, Jay, devi prendere la telecamera e dichiarare. Ore sono, dai, che sennò c'è. No, la decisione aspetta a voi. Oh, ma non siamo in diretta? No, non siamo in diretta. Cacchio, allora non vale. Sono 6:12. Dagliele in mano a lei, si deve autoriprendere. No, io non mi riprendo. Sì, devi farlo. Ti riprendo io. No, non stai convinto. Sì, però devi guardare, non ti Di, devi dire la tua decisione. Rullo i tamburi. Questi sono dei Clash invisibili che vendono al prezzo di 700 euro l'uno. Oh cazzo! Aia! Quello era il mio dito. No, però voglio riprovare ancora questo. Quindi cos'è che prendi? Probabilmente l'Iron Cobra. Senza probabilmente? L'Iron Cobra. Quale? L'Iron Cobra. Ok. Quindi questo sarà il nuovo Never.
sesto componente del gruppo. Per un modico prezzo di 600. Non si può far sapere. Mangono? Vabbè, tanto c'ho 5 altri euro. Mangi, poi basta. Oh, alla sull'astico. Fine a me dal 18esimo mi erano avanzati 400 euro. Minchia, ricona questa. Perché ragazzi, i miei amici dovete rapinare, io ho avuto un sacco di soldi e ho comprato la batteria. Quei 400 euro lì li avevo messi in borsa. E ho detto, sti soldi qua li userò quando comprerò qualcosa di batteria. Qualcosa di batteria si è materializzato in... Quindi li sto usando adesso. Per comprare? Doppio pedale. Quale? Iron Cobra. Iron Cobra. Iron Cobra. Iron the fucking Cobra. Adesso devo andare in giro con quella super scatola. Garanzia, 2 anni. Okay. Stai prendendo? Sì. Che cazzo di prendi a te? Per i nostri fan. Ok, grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie, ciao. Buona serata. Per Cashion Village? Yes, sempre. Un bagaglio. 6:30. Andando trionfanti con qualcosa in mano. No, no. Vagamente. Sgocciola. Ci giriamo per le vie di Milano con un Iron Cobra. Fucking Iron Cobra. Per gli ignoranti non è un serpente. Non è un serpente di acciaio, ma è un doppio pedale della Madonna. Ho detto così, è bruttissimo. Cosa? Cosa? Un serpente d'acciaio. È un cobra d'acciaio. No, dai, stai zitto che mi... Cosa? A parte che non è acciaio, è iron e ferro. Sì, iron e ferro. Quindi un cobra di ferro. Yes. Hai preso un cobra di ferro. Dai, hai detto così, hai preso un cobra di ferro. Cioè, non vorrei... Normale. Sì. No. Oddio. Questi sono belli, però. Minchia. Mio. No, a me questo... piacciono i neri. Un gazzarro tamarro al 100%. A me piacciono i neri lucidi o neri opaco. Nero opaco è più figo. Però questo è... Abbiamo preso un cobra di ferro. Fuck yeah! Fuck yeah! 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 Per un modico prezzo di? Posso leggere? Ci sto io. Ok, questo è il primo clip di una lunga serie. Cioè, se puoi stare me non ci sta Dani, se ci sta Dani non ci sto io. Vabbè, perché siete altri più o meno uguali. Ok, bravo, così. Perfetto, abbiamo acquistato che cosa? Un? Iron Cobra. Un? Iron Cobra. Un? Iron Cobra. Ok, giusto. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Far così, così vedete tutte e due a mano. Ci vediamo al prossimo video stupido. Con anche Ale e la Greta la prossima volta. Sì. Questo magari è quello che abbiamo comprato. Il prezzo c'è.